Presto e bene significherebbe che vi siano delle norme che possono permettere tutto questo. In realtà così non è. Il recovery plan prevede nella fattispecie degli ingenti fondi per abbattere la burocrazia. Qui possiamo fare tutti i progetti che vogliamo. Possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma se questi soldi arrivassero e se il sistema per spenderli è ancora il vecchio sistema con lacci, lacciuoli, non ne usciamo. Il Sulcis ha presentato numerosi progetti per il Just Transition Fund. Quanti potranno essere accolti? E qual è la stima della previsione di quante risorse potranno arrivare? 1.000, quasi 1 migliaio di schede progettuali in tutta Italia si sono sviluppate, forse anche di più perché è ancora in fase di valutazione reale quelle che possono essere ammesse o non ammesse. È stata chiusa una manifestazione di idee. Ci confronteremo con Taranto, quindi dobbiamo essere in grado di porre in essere tutte le energie migliori per far sì che diventiamo attrattori di questi finanziamenti. Il problema qual è? Il problema è che serve una vera e reale cabina di regia, l'istituzione di una cabina di regia che noi stiamo chiedendo ormai da tempo, che veda coinvolte le amministrazioni locali, la costituenda provincia del Sulcis Iglesiente, i rappresentanti datoriali delle associazioni e sindacati per far sì che si possa fare una sintesi. Quello che è emerso oggi in questo incontro è una cosa di notevole importanza. Bisogna cercare un clima maggiore di condivisione e di unità. Non solamente predicarla, ma anche cercare di applicarla fino a dove è possibile. Se noi ci mettessimo tutti insieme veramente e cerchiamo di abbattere quelle che sono le differenze che insistono tra le varie forze politiche o tra i vari sindacati, io penso che si potrà riuscire a vedere una sorta di spiraglio che ci faccia seguire una strada nuova, diversa e perché no, anche migliore. A proposito di cabina di regia, per concludere, che ne è della cabina di regia del piano Sulcis che sembra quasi dimenticato? Il piano Sulcis ormai è uno strumento che noi stiamo continuando a monitorare con attenzione. Ha un complicato meccanismo molto farraginoso per la spendita di queste risorse. Spetta a noi istituire una equipe per fare in modo che determinate linee che erogano poi materialmente dei finanziamenti e che vanno a vantaggio della piccola e media impresa, o penso anche a filoni di settori economici che da troppo tempo sono trascurati, quale è appunto quello dell'ambiente, del turismo, dell'agroindustria, possano essere implementati ancora di più. Il Recovery Fund, il Just Transition Fund, il Just Transition Mechanism sono delle misure che potrebbero colmare dei gap o dei deficit che hanno creato le misure precedenti. Però mi ripeto, se noi a livello italiano e a livello governativo non dotassimo una struttura in grado di poter cambiare le normative, le leggi vigenti per la spendita di queste risorse, noi correremo il rischio di avere sì tanti soldi, ma gli effetti dei benefici di queste misure rischieremo purtroppo di non vederle mai.